siamo appena tornati dall'incontro con una nostra amica giapponese che vive qua a Tokyo e ha insistito per portarci a provare qualcosa di veramente giapponese. Secondo lei è una cosa che lei ci tiene sempre tantissimo a venire qua a provare. Ogni volta che veniamo qua lei ci obbliga a mangiarla e si tratta del cheesecake. Il cheesecake non è che sia giapponese giapponese, però loro vanno veramente matti. La scorsa volta siamo andati nella zona della Waseda a mangiare una cheesecake dentro un bar molto occidentalizzante, molto tipo caffetteria dell'università. Questa volta ci ha portato nella stazione di Shinjuku, nella Lumine Est, e siamo andati fino a Bake. Io volevo farvi vedere assolutamente cos'è il packaging e cosa c'è dentro in questa borsina, che loro vanno veramente matti per i dolci. Noi appena vedremo, non so, una panetteria, una pasticceria che sarà grande forse come un letto, sarà un 2 metri per 3 metri, piena così di persone con una fila gigantesca, diremmo basta, vabbè, io vado da un'altra parte, amen. Invece qua si formano file gigantesche e da lì capisci che è buona questa pasticceria, e file per file che vengono spezzate all'interno della stazione e poi continuano sulle scale, giusto per non dar fastidio alle altre persone, cose del genere, file assurde. Vabbè, noi abbiamo deciso di farla perché lei ci teneva veramente tantissimo a farla. Il negozio si chiama Bake, o Bake, secondo lo stile giapponese. Siamo andati a prendere il cheesecake, questo qui è il packaging già. Cosa c'è dato qua? È il bigliettino con tutte le scritte di riferimento, vediamo se la focacamera riesce a zoomare. Cose che sono 6 cheesecake, cioè non è che stiamo parlando di una torta gigantesca, saranno credo 8 euro, 9 euro di cheesecake, però confezionati in modo perfetto, anche confezione, sigillati. La tipa ha detto che questi qui possono resistere anche 4 giorni in frigorifero, molto di più se in freezer. Cerchiamo di aprirlo, anche Carlotta scarta, magari non copre il microfono. Ok, andiamo a vedere. Intanto quella là, tanto giusto per informazione, cerchiamo di indirizzare il dito, quella là è la Tokyo Tower. Noi ci troviamo nella zona di Hanzomon. Se vuoi anche scartare qualcosa di pacchi gono, giusto per... Ok. Intanto c'è Big Summer. L'azienda di Sapporo. Esatto, lei già mi ha già rovinato il video, basta, chiudiamo il video. Questi qui sono dolcetti. Si sono spappolati. Come li ha tenuti, Carlotta? Come qua? Oh mio Dio! Erano stupendi, ve lo giuro. Dentro erano bellissimi. Si sono spappolati. Carlotta li ha fatti esplodere. Vabbè, comunque giuro, erano molto più belli da vedere. Dopo mettiamo un immagine. Immagini, Azu, so se li dà ai colleghi così. Vabbè, comunque il packaging si sa è bello, il dolce ora è un po' sotto sopra, ma ci può stare. Un po' sotto sopra? Un po' sotto sopra, nel senso che sembra che siano stati scossi, perché si vede che Carlotta teneva la borsina così. Ok. Vuoi neanche tu a mangiarlo? No. Che ti do quello più spopolato. Giuro, non avevano questo aspetto, eh. Avevano un aspetto stupendo. Andiamo una a lei. No, ma mangio io. Questo qui è il cheesecake. No, questo forse ha una forma un po' più bella di qua. Questo qui è il cheesecake. Giù, prima era un po' più bellino, va a vedere. E la particolarità di questo cheesecake è che è fatto col formaggio che viene da Sapporo, dall'Hokkaido. È buono. Ma secondo me perché ce li hanno dati troppo caldi? Cerca le scuse per... Ma perché ti vedi impossibile, dai. E loro vanno matti per le file. Per le file, ho già detto.
vanno matti per il formaggio e tutto ciò che può essere occidentale. Infatti Carlotta gli ha raccontato che la sua torta preferita di Carlotta è la torta della nonna, che praticamente c'è la crema pasticcera e i pinoli sopra, quindi non è niente di spettacolare, forse un po' di zucchero a velo sopra. E fa, oddio, voglio provarlo anch'io, oddio che roba. E così gli dice, vabbè, la torta della nonna, giuro, cioè la trovi a 4 euro, forse se ti stuprano da qualche parte. Molto buona. E la pasta è stupenda. E hanno tutto questo packaging di tre sotto, tre sopra, in un negozio veramente piccolissimo. Uno sta lì tutto il giorno a mettere tutte le teglie dal freezer al forno, dal forno a fuori, mentre c'è quello alla cassa che fa tutto il packaging e vende, sta le ordinazioni. Poi c'è la terza che invece sta a segnalare la fila. Comunque, buonissima, leggera, che è leggera. Vabbè, questo era il la cheesecake di Lumina Est di Shinjuku, che aveva un aspetto molto 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 più bello, però comunque oltre l'aspetto che loro ci danno un'importanza così, si vede che sono esplose. La nostra amica doveva regalarle e secondo me ho detto boom, sono esplose in mano. Grazie per aver visto questo video, intanto io vi lascio con un piccolo filmatino di Tokyo, anche se ci stiamo beccando tutta la pioggia in questa nostra breve permanenza, ma chi se ne frega, siamo a Tokyo. E noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube e visitate il nostro sito ufficiale che è www.thejapanesegreen.com. Io intanto me ne mangio un altro e mi raccomando, se capitate nella parte di Lumina, questo è molto molto buono. Non spaventatevi dalla fila, ma non spaventatevi della fila in generale da tutte le parti, perché se ce n'è tanta vuol dire che è buono, se ce n'è poca non è detto che non sia buono. Date un po' a giudizio, non chiedetemi sempre qual è il più bello, qual è il più interessante, qual è il più buono, perché vanno sperimentate. Come fa uno a chiedere buono? Le sperimenta, chiaro, se ti danno un consiglio è meglio. Questo è buono. Alla prossima. Ciao ciao. Lascio filmare.